Il sinodo della famiglia è stato faticoso, ma porterà sicuramente molto frutto. Parola di Papa Francesco. Nel documento finale, approvato con la maggioranza dei 2/3, c'è il via libera alla comunione per i divorziati risposati, ma sarà il sacerdote a valutare caso per caso. Nessuna apertura invece sulle unioni omosessuali. La relazione è ora nelle mani del pontefice, al quale spetta l'approvazione finale. Chi dà fastidio o non è all'altezza è da escludere. Gesù invece vuole includere, soprattutto chi è tenuto ai margini e grida a lui. Novità sul ruolo delle donne, ancora discriminate in molte realtà. Per il sinodo dovrebbero essere maggiormente valorizzate anche nella Chiesa. L'emancipazione femminile richiede un ripensamento dei compiti dei coniugi, scrivono i vescovi nel documento finale.